piacere di presentare un importante saggio appena pubblicato da Mondadori, che è, come potete vedere, Federico II, La guerra delle città, l'impero, di Paolo Grillo, che è ordinario di storia medievale all'Università di Milano, che sarà coadiuvato dalla dottoressa Giulia Righetti, che è dottoranda in storia medievale all'Università di Firenze e Siena, e il dottor Alberto Luongo, professore a contratto di storia medievale alla Statale di Milano. Io, come mia abitudine, non rubo altro tempo perché, come voi, voglio sentire cosa ci raccontano di Federico II. E quindi do subito la parola al professor Grillo. Grazie. Grazie, ma io mi limito a passare subito ad Alberto, perché appunto saranno loro due che metteranno sul tavolo un po' di temi e poi io vedrò, insomma, di integrare o rispondere a eventuali provocazioni che mi lanceranno. Grazie, sì, allora, buon pomeriggio a tutti. Appunto, come detto, presentiamo oggi questo bel libro di Paolo Grillo, Federico II, La guerra, le città e l'impero. Insomma, Paolo Grillo non è nuovo ad appuntamenti come questo. Possiamo dire finalmente un libro su Federico II, nel senso che negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni abbondanti, ci ha sempre girato un po' intorno a questo periodo, partendo insomma dall'approfondire il discorso sul nonno di Federico II, quindi Federico Barbarossa, prima nel suo libro su Legnano, poi nel libro sulle guerre del Barbarossa. Poi si è occupato di Carlo d'Angiò contro Manfredi, L'Aquila e il Giglio, la biografia recentissima su Manfredi, la falsa inimicizia, quindi tutta il problema del guelfismo e del liberalismo in Italia, che prende le mosse dalla fine del periodo di Federico II in avanti. Mancava appunto l'appuntamento con Federico II, quindi con uno dei personaggi più importanti, se non forse l'imperatore più importante dell'Italia duecentesca, che finalmente appunto viene considerato in questo libro. Questo libro, che non è una biografia, ce ne sono tante su Federico II, ma appunto non si tratta di una biografia, ma si tratta di un racconto dettagliato del conflitto tra Federico II e le città dell'Italia settentrionale, cioè il centro settentrionale, i comuni, insomma, che, come vedremo, in realtà si inserisce in un contesto decisamente più ampio rispetto a quello della penisola italiana, e restituisce appunto la complessità di questo scenario politico e militare, ma come ci ha abituato anche nei libri precedenti, con una semplicità e facilità di scrittura che riesce a tenere insieme appunto la complessità di una situazione che insomma vede tanti fronti contrapporsi e cambiare nel corso appunto della campagna di Federico II, ma appunto riuscendo a restituire questa complessità in una maniera molto chiara, molto lineare e molto avvincente. Perché questo libro era necessario appunto rispetto a quella che poteva essere l'ennesima biografia su Federico II? Perché, a differenza di tanti altri aspetti della vita di questo imperatore, dell'azione di questo imperatore, lo scontro con le città, con i comuni, forse era sempre un po', ed è sempre un po' vissuto, perlomeno nella comunicazione solita su quest'epoca, come una sorta di versione, diciamo, di 2.0 dell'avventura di Federico Barbarossa e dei comuni del secolo precedente. Io di recente, per casualità, insomma, mi sto occupando di manuali scolastici, e appunto nei manuali scolastici si dà una descrizione del contrasto fra Barbarossa e i comuni, e poi nel momento in cui si arriva a Federico II si parla del Regno di Sicilia, si parla della complessità appunto delle sue origini,
da parte di madre normanno, da parte di padre tedesco, dei rapporti con il Papa, delle crociate, però quando si arriva ai comuni è sempre, ah, si poi riprende il progetto del nonno ma senza successo, e bene o male finisce lì. Ecco, in realtà secondo me questo libro dimostra come sì, possiamo vedere delle analogie di fondo, è chiaro, siamo sempre di fronte a un imperatore che tenta di riallacciare verso di sé le redini, diciamo così, del governo di città che in realtà si governano ormai da tanto tempo in autonomia e vogliono continuare a farlo. Ma quello che in realtà caratterizza, perlomeno per come l'ho letto io, poi Paolo ci dirà insomma se è d'accordo, è una profonda, se vogliamo, di diversità tra i due contesti. Proprio perché l'impero Federico II è un imperatore diverso rispetto a suo nonno, vive in un contesto diverso, può godere di risorse diverse e anche il contesto internazionale è profondamente mutato. Appunto, lasciando poi a Giulia di entrare nel merito di altri appunto aspetti che riguardano appunto la descrizione delle campagne militari di Federico II contro i comuni, il libro si concentra molto tramite una conoscenza veramente approfondita delle fonti a disposizione, riportate sempre con notevole acume critico, quindi senza mai accettare così subito il racconto delle fonti, ma sempre vagliando nell'attendibilità di volta in volta, appunto Paolo Grillo ci porta a Cortenuova, nella celebre battaglia del 1237 che vide sconfitti i comuni, ci porta nel vivo degli assedi di Viterbo, di Faenza, gli stessi tentativi di assedio di Milano, fino poi alla rotta del 1248 dell'esercito imperiale nell'accampamento di Vittoria di fronte a Parma, la battaglia di Fossalta in cui viene preso prigioniero Renzo, insomma tutte le grandi battaglie, i grandi eventi politico-militari sono descritti veramente in una maniera avvincente, soprattutto che tiene conto del contesto e quindi permette al lettore di avere tutte quelle nozioni che gli consentono di comprendere il significato di ciascun episodio militare, e che ci porta anche dentro la pratica militare medievale che, insomma, come vedremo poi, non è fatta solo di spade, cavalli e assalti, diciamo, con le macchine di assedio, ma c'è tutto un lato che vale la pena poi scoprire. Detto questo, appunto, Federico Barbarossa, Federico II, richiamiamo in estrema sintesi le peculiarità dell'esperienza di Barbarossa in modo da capire perché e in che modo la vicenda tra Federico II e i comuni ha un rilievo internazionale, quindi che non si limita alle sorti della penisola, ma viene attenzionata e letta dalle principali monarchie europee. Almeno. Allora, intanto Federico Barbarossa arriva in Italia in un momento in cui, passatemi la semplificazione, si è accorto da poco dei comuni. L'impero da tempo è lontano dall'Italia e appunto a un certo punto, per contingenze che non è il caso di ripetere qui, per non allungarci, ma insomma si rende conto che esistono delle città molto ricche e molto fiorenti che ormai si governano autonomamente e che non riconoscono più, se non a livello teorico, la supremazia dell'imperatore. Quindi è un impero che ha le sue basi soprattutto in Germania e che scende appunto in Italia, ha rapporti molto complessi con il papato, tant'è vero che Federico Barbarossa riesce ben due volte a nominare un proprio papa, che per noi chiamiamo antipapa, ma insomma in contrapposizione ad Alessandro III, che invece si schiera con i comuni, ha rapporti abbastanza difficili con altri monarchi europei, in quel momento Luigi VII di Francia ha altro a cui pensare, quindi non è diciamo coinvolto nel teatro italiano. Enrico II Plantageneto invece ha motivi di
rivalità con Federico Barbarossa. Addirittura per un primissimo periodo la Lega Lombarda all'inizio vede anche sonda la disponibilità di Enrico II a sostituire la figura di Federico Barbarossa come punto di riferimento politico internazionale, diciamo così. E i rapporti invece con l'imperatore bizantino Manuele Comneno sono altalenanti. Inizialmente c'è una convergenza di interessi, perché sia il Barbarossa sia Manuele Comneno hanno interesse nel riprendersi il regno normanno del sud Italia, ma poi Manuele Comneno non vede di buon occhio l'espansione sul teatro italiano Barbarossa e quindi è ostile. Ecco, sostanzialmente dunque Barbarossa ha a che fare con una situazione internazionale abbastanza complessa da gestire, che alla lunga, diciamo, non è favorevole alla sua, al suo intento originario. Ecco, un papato, dunque, l'abbiamo visto, ancora suscettibile di essere messo in crisi dall'influenza dell'impero, e dall'altra parte appunto un impero con delle basi in Germania che però deve confrontarsi con alcuni problemi. Con Federico II le cose sono cambiate, non è più lo stesso impero e non è più lo stesso papato. Per quanto riguarda il papato, in mezzo c'è l'esperienza di Innocenzo III, che ha portato forse al punto massimo quello che è il progetto papale di influenza sull'intera cristianità. Quindi abbiamo, insomma, Federico II, nel momento in cui si scontrano i comuni, ha a che fare con Gregorio IX, che è un papa decisamente energico, e poi con l'altrettanto energico Innocenzo IV. Ecco, a differenza del nonno, Federico II non nominerà mai degli antipapi, ma si impegnerà, proverà ad influenzare, nella fattispecie, la nomina di Innocenzo IV, dopo appunto la morte di Gregorio IX, nella convinzione, Paolo lo sottolinea molto bene, errata, che l'avvento al soglio pontificio di un papa favorevole alle sue istanze avesse, cioè potesse in qualche modo mettere a tacere le rivendicazioni dei comuni dell'Italia centro-settentrionale. Secondo mette in piedi sul territorio italiano una rete di funzionari proprio nell'Italia centro-settentrionale, quindi nei luoghi in cui sta conducendo le campagne militari, una serie di vicari, di funzionari che in qualche modo agiscono in sua vece sul territorio quando lui non c'è. Nei momenti di buona, diciamo così, questa rete funziona, nei momenti invece più sfavorevoli questa rete, diciamo, mostra il fianco a tutti i suoi limiti, un po' perché è per esempio il caso di funzionari locali, pensiamo ad Ezzelino III da Romano, che forse qualcuno di voi avrà sentito, vicario appunto sul Veneto, vicario imperiale, che in realtà mette chiaramente in cima all'elenco delle sue priorità il suo potere sulle città venete, Verona, Padova, e appunto legge il suo ruolo di vicario come qualcosa che gli consente di ottenere, di consolidare il suo potere, ma appunto quando queste due cose vanno in contraddizione Federico avrà problemi. Ma avrà problemi anche con i nobili del regno che mette in questa rete di funzionari, proprio perché insomma il regno di Sicilia è quello che deve in qualche modo sostenere gran parte delle spese, e quindi presto la nobiltà dell'Italia meridionale si trova anche a congiurare contro di lui e a, come dire, creare problemi. Dall'altra parte il papato, anche qui eredità del periodo di Innocenzo III immediatamente successivo, ha dei formidabili strumenti di propaganda, che sono per esempio gli ordini mendicanti, che in tutte le città, ma anche insomma altrove, possono in qualche modo predicare a favore della causa papale, tentare di convincere gran parte del, usiamo un termine anacronistico ma per capirci, dell'opinione pubblica della bontà della causa papale. Allora, innanzitutto, dopo la battaglia di Corte Nuova, va bene, quando appunto Milano viene in qualche modo viene insomma Milano e gli altri comuni vengono sconfitti, comuni alleati ovviamente di Milano, non tutti i comuni erano alleati di Milano, ci sono vari fronti,
Ecco, Federico vuole appunto dare il colpo di grazia a Milano, che ha perso parte del suo esercito, tenta quindi di assediarla e tenta di convincere la maggior parte dei, appunto, dei monarchi europei a fornire aiuto, e quindi manda appunto lettere a Bella d'Ungheria, al re di Francia, che in questo momento è San Luigi, che si pone quindi in maniera neutrale perché ha appunto questo forte collegamento con la Chiesa e con il Papato, ma allo stesso tempo non impedisce ad alcuni suoi nobili di intervenire. L'Inghilterra, il re appunto Enrico III, suo cognato, manda i suoi aiuti contro appunto quelli che la propaganda federiciana chiamano poi infedeli ed eretici. Se non fosse che appunto si tratta di un imperatore, i toni sono quelli di una crociata, anche se di crociata non possiamo ovviamente parlare. Del conflitto con quello che avviene invece alla metà degli anni 40, fra 44 e 45, quando da una parte Innocenzo IV, il nuovo papa, visto come era andato a finire il progetto conciliare precedente, decide di organizzarne uno lontano da Roma, quindi a Lione, in territorio francese, dove appunto invita anche lì tutti i vescovi della cristianità, stavolta con successo. Per farvi capire, si radunano tre patriarchi, 150 fra arcivescovi, vescovi ed abati, e tutta una serie di ambasciatori dai più importanti, diciamo, protagonisti della politica dell'epoca. E da lì ovviamente rinnova la scomunica e dipinge e appunto Federico II con i consueti toni apocalittici. Federico II però non è da meno e risponde a Verona con la Dieta di Verona, convocando appunto la nobiltà, soprattutto tedesca e di Oltralpe, per appunto rispondere in qualche modo al Concilio di Lione, organizzandosi appunto per esempio un matrimonio con Gertrud, la figlia del Duca d'Austria Federico di Bamberg, l'Austria appunto sopra il Veneto, che già era favorevole a Federico II, quindi un corridoio importante per collegarsi con la Germania. Ecco però che, diciamo, la condanna e unanime la scomunica del Concilio di Lione mettono un po' in crisi questo progetto matrimoniale, perché comunque ecco, l'arma spirituale in quest'epoca è ancora fortemente significativa, a approfondire anche questa chiave di lettura. Quindi un conflitto che sì riguarda principalmente la politica italiana, ma che è inserito dentro un contesto europeo che non manca di guardare con interesse, soprattutto all'inizio, insomma, le città stanno acquisendo importanza in tutta Europa, non come in Italia, dove sono diventate delle città-stato, dove possono effettivamente opporre una resistenza efficace. Però Federico II è molto attento a vendere agli altri suoi colleghi europei la sua azione contro i comuni, dicendo: guardate che quello che sto facendo potrebbe, quello che sta avvenendo in Italia potrebbe accadere anche da voi, quindi quello che sto facendo in realtà è nell'interesse di tutti i, diciamo, di tutta Europa, non solo mio. E appunto un contesto europeo che all'inizio guarda con interesse e alla fine però ne viene condizionato proprio per tutta una serie di problemi che coinvolgono la cristianità in quest'epoca e che avrebbero dovuto, secondo appunto tanti monarchi europei, trovare nell'imperatore e nel papato risposte che questo conflitto non consente. Mentalità del professore Paolo Villo per avermi chiesto di essere qui oggi, diciamo, a discutere del suo bel libro. Dopo la presentazione fatta da Alberto Longo, io mi soffermerò su alcuni temi che, diciamo, secondo me emergono più di altri dopo una prima lettura del libro, che lo rendono particolarmente interessante. Innanzitutto è un libro che incuriosisce fin da subito, proprio perché, come ha già accennato Alberto, sembra una biografia, ma in realtà non è una biografia, in quanto tratta gli ultimi 15 anni della vita di Federico II, e lo fa proprio con l'intenzione di dare risalto alla guerra che Federico combatte contro i comuni, per togliere loro quelle ampie autonomie di governo che si erano conquistate mezzo secolo prima, combattendo appunto contro il nonno Federico Barbarossa. L'intenzione quindi dell'autore è passa proprio quella di voler riscattare questi ultimi anni della storia di Federico, dando
il giusto valore ad una guerra che fino ad oggi forse la storiografia medievale ha lasciato un pochettino lì in disparte, perché probabilmente non essendo proprio il periodo migliore dello Svevo, non essendo racchiudendo i suoi successi migliori, forse non contribuiva a far risaltare quel mito che di Federico si era creato. Invece il professore ha voluto proprio in questo testo, secondo me, sottolineare come anche lo studio di questi 15 anni e di questa battaglia siano indispensabili per comprendere appieno la vita e la personalità di Federico, ma non soltanto, anche la storia della penisola italiana e, come ha accennato Alberto, anche la storia un po' dell'Europa. Le battaglie che vanno a comporre questa guerra non vengono descritte soltanto nelle loro cause scatenanti, nei loro esiti, bensì vengono proprio raccontate nei loro dettagli. Per fare un esempio, riportando l'attenzione sulla battaglia di Corte Nuova, che ha accennato prima Alberto, che è stata combattuta nel 1237 tra Federico II e l'esercito lombardo, diverse pagine vengono dedicate alla descrizione dell'equipaggiamento dei cavalieri e dei fanti posti sui due fronti, ma non soltanto, anche alle strategie di combattimento che vengono utilizzate dagli eserciti. Un altro esempio è quello dell'assedio di Brescia dell'anno successivo, 1238, in cui in questo caso invece si dà spazio agli strumenti di assedio utilizzati dall'esercito imperiale, anche proprio alle varie opere di ingegneria che gli ingegneri bergamaschi costruiscono in corso d'opera per meglio affrontare l'assedio della città di Brescia. Questo per dire che, a mio parere, l'autore è riuscito ad entrare nei dettagli di tematiche anche legate alla storia militare, non utilizzandole fino a se stesse, ma con lo scopo ultimo di andare a meglio descrivere i vari aspetti della vita e della personalità di Federico II. Una delle qualità, una capacità che emerge con più chiarezza dello Svevo è proprio quella di riuscire a gestire la diffusione delle informazioni relative alle sue battaglie, facendo in modo che sia vittorie che sconfitte poi alla fine tornino sempre a suo favore, in alcuni casi appunto ingannando i suoi contemporanei e anche confondendo un pochettino gli storici, diciamo. Per esempio, dopo la presa della città di Vittoria da parte dei parmigiani, che lui aveva fondato, se non mi sbaglio, nel 1247, lui cosa fa? Si rifugia a Cremona e da lì dà inizio a una bellissima operazione di propaganda attraverso la quale racconta ai suoi sudditi che in realtà, sì, vabbè, la città di Vittoria era stata presa, però lui nel frattempo aveva già riorganizzato ben bene l'esercito e aveva inflitto, si era già vendicato infliggendo una sconfitta alla flotta navale mantovana, che aveva tentato di prendere un ponte che lo aveva fatto costruire nella località di Mugno, se non mi sbaglio, comunque vicino a Mantova. Per cui, allora, i fattori sono due: o questa battaglia contro la flotta mantovana non è mai esistita, oppure è stata una battaglia fatta prima della sconfitta, della presa di Vittoria, e lui l'ha spostata temporalmente a suo vantaggio. Quindi anche questa capacità di Federico II di decostruire la storia delle battaglie e di ricostruirla poi a proprio vantaggio. Ecco. Quindi in questo caso, da amante, in parte anche da studioso della storia militare, mi chiedevo in merito a questo tema se dietro la volontà sì di dare risalto agli ultimi 15 anni della vita di Federico, che in parte, come abbiamo già detto, sono stati accantonati dalla storiografia medievale, non ci fosse anche la volontà e il desiderio di dare risalto anche a tematiche importanti della storia militare che in ambito accademico non riescono a trovare lo spazio che meritano. Ecco, quindi questa era la prima annotazione. Un altro tema invece che emerge con chiarezza da questo testo è la volontà dell'autore di tenere lontano la figura storica dell'imperatore da quella del mito di Federico II. Operazione chiaramente non semplice, visto che, come emerge anche dal volume, oltre alla descrizione che di lui ne fanno attraverso la propaganda, come spiegava prima Alberto, il Papa e i suoi avversari politici, lo stesso Federico sembra voler contribuire
ha una descrizione di sé molto lontana dalla realtà, talvolta addirittura volendo aderire alla descrizione surreale che viene fatta di lui dai suoi avversari. Se inizialmente infatti da un lato sono i suoi fedeli a creare una figura di Federico II non solo come un sovrano giusto ma come un vero e proprio messia, che diciamo l'unico in grado di riformare la Chiesa e di riportare di inaugurare una nuova epoca di pace e di prosperità, e dall'altro sono i suoi avversari politici, primo tra tutti il Papa, che dal Concilio di Lione del 1245 farà uscire una serie di testi che lo accusano di essere il precursore dell'Anticristo. Successivamente è proprio lo stesso Federico che nel bene o nel male cavalca l'onda di queste descrizioni che trasfigurano la sua persona, alimentando il mito intorno proprio alla sua figura. Nel corso degli anni, infatti, Federico non esiterà a presentarsi nelle sue missive, nelle sue varie lettere che utilizzerà, come mi sembra di aver capito, come prima fonte il professore in questo libro, appunto non esiterà a presentarsi ai suoi interlocutori come l'incarnazione di Cristo, parlando addirittura della sua città natale, Gesi, come della nuova Betlemme, e ad intimidire al contrario i suoi nemici assumendo degli atteggiamenti e dei comportamenti quasi demoniaci, soprattutto questo a partire dall'anno 1245, quando inizia a circolare la notizia di un complotto per far assassinare lui e il figlio. Nel libro vengono ben descritte infatti le atrocità operate dopo quella che è stata chiamata la congiura di Capaccio, dove i congiurati vengono dapprima torturati, mutilati degli occhi e delle mani, e successivamente vengono uccisi secondo la teoria per cui lui, sentendosi il signore del mondo, essendo il signore del mondo, era il mondo stesso a doversi vendicare contro questi congiurati attraverso i suoi quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. Per cui, come manda a morte questi congiurati? Alcuni li fa uccidere trascinati da cavalli al galoppo, altri buttati in mare e lasciati affogare, altri ancora bruciati vivi e per ultimo altri impiccati, quindi per mancanza d'aria. E la stessa sorte toccherà a mogli e figli. Quindi in questo diciamo contesto, in questo secondo tema, la mia curiosità è questa. Sarebbe interessante capire, vista la tendenza di Federico ad assecondare il personaggio creato nel bene e nel male dagli altri, e allo stesso tempo la sua capacità di mentire per rigirare i fatti accaduti a suo favore, quanto sia stato difficile decostruire il mito di Federico II per costruirne la vera figura storica. In terzo ed ultimo luogo, sono rimasta piacevolmente colpita dal ruolo attivo dell'ambiente e dei paesaggi nella storia di Federico, in particolar modo dal fatto che a mio parere l'elemento dell'acqua può essere definito come un vero e proprio fil rouge che attraversa diciamo il volume e che in qualche modo condiziona, se non tutte, quantomeno la maggior parte delle battaglie che sono state combattute dallo Svevo in questi 15 anni. Gli scontri infatti di quella che Federico chiama in alcune sue lettere la guerra d'Italia hanno inizio con un avvenimento ben preciso che il professor Paolo Grillo descrive nella sua premessa al libro intitolata Guado dell'Ambro, ovvero il 29 luglio del 1212 Federico si trova a sud di Milano a poca distanza da questo fiume e procede nascosto nei boschi per non farsi notare dai suoi avversari. E però cosa succede? Gli avversari lo intercettano e lo costringono ad una fuga rocambolesca, e questa fuga lo obbliga a guardare il fiume a cavallo tra le lesioni dei suoi nemici milanesi, che ricorderanno quel giorno come il giorno in cui l'imperatore si bagnò le brache nel fiume. Per cui, diciamo, quel bagno viene percepito da Federico come un oltraggio e da qui si accenderà quella rabbia che porterà Federico a inaugurare questa guerra che durerà per 15 anni. Chiaramente poi magari se leggerete il libro mi direte anche voi se riuscirete a trovare questa suggestione, una suggestione corretta, che a mio parere emerge, diciamo questo rimando all'acqua si trova principalmente negli scontri con Genova, una tenace diciamo città anti-imperiale, nelle battaglie navali, lo raccontava prima Alberto della battaglia del Giglio, battaglie che alcune si sono diciamo svolte in mare ma non solo, non tutte. Ma soprattutto, secondo me, il rapporto complesso di Federico con l'elemento dell'acqua
sta nel rapporto più complesso che lui ha con una delle città del nord Italia, che è quella di Milano, che ritiene la principale responsabile per i disordini, diciamo, che ci sono nel nord Italia. Infatti i milanesi, grazie alla loro abilità di gestire le acque, riescono più volte a sconfiggere Federico, non soltanto riparandosi dietro una fitta rete di canali che costruiscono e che l'esercito imperiale faticherà a superare, ma utilizzando questi canali anche come una vera e propria arma di attacco, cioè bloccandoli in alcuni punti per riuscire a far uscire gli argini laddove si trovavano gli accampamenti dell'esercito imperiale. Se questo Pirugia effettivamente esiste, oppure se, diciamo, è una suggestione che ho visto io a causa della mia passione per la storia ambientale e per le acque, ecco. Concludo prima di passare la parola al professor Paolo Tullio dicendo che questo libro riesce a raccontare la parte più nascosta di una delle più importanti figure del Medioevo, entrando nei dettagli sia della vita dell'uomo che della vita dell'imperatore, e consente a tutti, accademici e non, di cogliere l'importanza di questi ultimi anni di vita e di questa battaglia contro i comuni, diciamo che spesso viene accantonata, ecco. Quindi vale davvero la pena di leggerlo, assolutamente. Grazie, inizio anche ringraziando Maurizio Cali, ringraziando Italia Medievale, sempre una squisita ospite, e ringraziando Alberto per la sua lettura originale del volume, e Giulia per queste suggestioni e appunto provocazioni che ho apprezzato davvero molto. Allora, adesso io qui vorrei rapidamente, per non abusare del vostro tempo, soffermarmi sui tre punti in maniera un po' larga che mi ha proposto Giulia, e poi su un quarto punto che secondo me è chiave, insomma. Allora, il primo punto, Federico. Allora, adesso voi mi perdonerete una citazione particolarmente colta, ma ogni tanto bisogna dare fiducia agli interlocutori, quindi vi porto su un piano letterariamente estremamente alto. Sul topolino di questa settimana, che vi dico adesso, ho trovato assolutamente casualmente una storia con Federico II. Paperino va in Basilicata e si caccia in un guaio, e il fantasma di Federico II compare proprio a modi come sarebbe piaciuto a lui poter fare, a risolvere la situazione donando sapienza e conoscenza ai suoi interlocutori. Ecco, questo è il mito di Federico II con cui il povero storico deve confrontarsi, no? Cioè, una figura che ancora adesso viene presentata come sarebbe stata presentata esattamente nel 1270, cioè questo Federico che nelle fonti continuava a tornare, no? Continuavano ad apparire falsi Federici in giro per l'Italia meridionale e anche per l'Europa in senso più ampio, perché non ci si capacitava che Federico fosse mortale, o meglio, la maggior parte della gente si capacitava, ma c'era un filone di seguaci particolarmente tenaci a questo proposito. Che cosa vuol dire? Vuol dire appunto che quando uno studioso si mette a lavorare su Federico II deve prima di tutto decostruire una stratificazione di immagini che sono sovrapposte all'immagine, diciamo, reale, in termini di vista ci devo usare con molta cautela, ma diciamo concreta, di Federico, e che in parte sono dovute a lui stesso, no? Che appunto non esitava a presentarsi appunto a chiamare la sua città natale Betlemme, messaggio chiarissimo, insomma, il secondo Cristo, alla propaganda papale che a sua volta non risparmiava epiteti e insulti, ma poi anche a uno sfruttamento politico che c'è stato della figura di Federico II nei secoli successivi, da un lato uno sfruttamento, diciamo, a livello territoriale, per cui Federico II è una sorta di, ancora adesso, di immagine del riscatto meridionale, e se voi andate a vedere, insomma,
dalla linea di profumi stupormondi alle varie maniere in cui viene venduto Castel del Monte come parco giochi acquatico, come colpo di genio architettonico, come pilastro mistico su una delle linee che tengono ferma la terra, senza il quale la terra collasserebbe. Insomma, di Federico II si è detto tutto, il contrario di tutto, anche poi in un'ottica invece più prettamente politica, soprattutto durante il Risorgimento, con la questione romana aperta, qualunque principe medievale ce l'avesse colpato veniva fatto proprio dalla letteratura sabauda e venduto, no, come un eroe. Quindi bisogna ricostruire questa figura e senza peraltro, come dire, negare la grandezza della figura di Federico II, che è stato davvero un importante sovrano duecentesco, ma che va ricondotto da un lato in un contesto preciso che in buona parte Alberto ci ha già delineato, in cui appunto tutte le monarchie europee stavano conoscendo tappe di rafforzamento. Federico, grazie anche all'importanza dell'eredità normanna, fa una serie di riforme molto importanti, ma insomma, siamo in un contesto molto più ampio. Dall'altro anche l'attenzione alla cronologia, cioè Federico vive un momento d'oro di una decina d'anni, diciamo, fra la metà degli anni 20 del XIII secolo e la metà degli anni 30. In queste si concentrano le sue realizzazioni più importanti, ossia la fondazione dell'Università di Napoli, che dal punto di vista culturale, anche di una politica culturale, è effettivamente un segno di preveggenza, in qualche misura, sull'importanza che la cultura stava acquisendo in quel momento. Certo, era stato preceduto da Vercelli, che aveva fatto esattamente la stessa cosa con le stesse motivazioni un paio d'anni prima, però quella è una fondazione importante. Dalla crociata, la famosa crociata incruenta con cui Federico ottiene a tempo determinato la cessione di Gerusalemme senza combattere, ma anche qui bisogna ben specificare che Federico quella guerra la voleva combattere, è stato il sultano a offrirgli un accordo, mentre Federico era andato lì per fare la guerra. Poi Federico è una persona intelligente e ha capito che in questo caso qui era meglio non fare la guerra. Vent'anni prima, nella stessa situazione, un legato pontificio non era stato altrettanto intelligente, ha perso stupidamente Gerusalemme che gli era stata offerta su un piatto d'argento. E poi nel 30, rientrato nel regno, le leggi, le cosiddette Costituzioni Amalfitane o Libro Augustale, che effettivamente delineano una poderosa opera di riforma del governo per il centro-sud. E qui le biografie di Federico tendono a fermarsi, no, in questo appoggio, in questo momento d'oro. E gli ultimi 15 anni della vita di Federico vengono liquidati spesso in una manciatina di pagine, in poche parole, in cui si ricorda tendenzialmente il concilio di Lione e la morte. Invece questi ultimi 15 anni sono estremamente importanti e ci mostrano tutta un'altra faccia di Federico. Cioè Federico che è tenace quanto spietato verso i suoi nemici, capace di atti sanguinari contro i suoi oppositori politici del regno che gli si erano ribellati, ma anche contro chiunque gli si opponesse. In qualche misura il caso più famoso è quello del povero Pier della Vigna, che probabilmente molti di voi si ricordano, no, perché Dante lo celebra in un canto dell'inferno, che è il suo collaboratore più stretto, e poi nell'arco di 2 settimane, non si sa perché, finisce accecato, gettato in carcere e muore in carcere. Non si sa se suicida, come dice Dante, se per le conseguenze dell'accecamento, che ovviamente non era una prassi indolore, o se avvelenato, come spesso si faceva per far scomparire senza troppo clamore gli avversari politici. Non sappiamo perché, perché Federico non ce l'ha mai detto. Pier della Vigna non è stato processato, è stato incarcerato su ordine di Federico ed è morto. Di
poi nascono le due leggende, che fosse colpevole o che fosse innocente. Paradossalmente gli innocentisti sono gli scrittori di parte pontificia, perché serviva a dire: guardate che quello è un pazzo paranoico che ha cominciato ad uccidere i suoi amici. Quindi questi ultimi 15 anni di guerra ci restituiscono un Federico diverso, e ce lo restituiscono, no? E qui torno sul punto che tutti e due hanno sottolineato, anche grazie a una fonte bellissima che sono le sue lettere. Cioè Federico, in questa appunto importanza che ormai nel 200 ha la costruzione di una rete di rapporti nazionali e internazionali, manda un gran numero di lettere agli altri monarchi, ai suoi seguaci, vescovi, comuni, nobili meridionali, funzionari, di cui una buona parte, non tutti ovviamente, ma una parte significativa, quasi un migliaio, ci sono arrivate perché Pier della Vigna, giusto appunto, che era il cancelliere, era un rettore bravissimo. Quindi questi sono dei piccoli capolavori di retorica latina, sono dei testi che Cicerone sembra un giornalista a confronto, perché sono di una complessità pazzesca. Però proprio questa loro bellezza, sono testi quasi da leggere cantando, no? Utilizzano clausole metriche che danno musicalità al ritmo, sono stati apprezzati proprio dal punto di vista stilistico e quindi salvaguardati e copiati in gran numero. Quindi ci sono arrivate queste lettere che ovviamente non dobbiamo scambiare per una corrispondenza privata, sono testi ufficiali e formali, e mentono, come Giulia ce l'ha mostrato. Ma da un lato, anche mentendo, ci offrono un sacco di informazioni e ci permettono di entrare nella maniera in cui appunto Federico voleva presentarsi al mondo. In questo sì, Federico è un sovrano molto che precorre i suoi tempi, nella capacità di usare una macchina propagandistica molto sofisticata per presentare la sua immagine. E questa immagine è appunto quella sicuramente transumana, superumana. Anche nei resoconti della battaglia di Corte Nuova, che vengono, che è una grande vittoria Federico tiene contro i milanesi, col passare del tempo la narrazione della battaglia, che parte con "sono stato bravo, ho schierato bene le truppe, ho vinto", diventa sempre di più "Dio ha voluto che vincessi", fino a che nelle ultime c'è, cioè, questa visione un po', a noi sembra un po' addirittura, io l'ho trovata un po' ridicola, devo dire la verità, ma all'epoca doveva fare effetto, di lui che carica e un arcangelo che vola sopra di lui e dice "hop hop Federico, hop hop". Fra l'altro, nelle pieghe di queste lettere poi escono anche tutta una serie di notizie più private su Federico, insomma, in qualche misura si riesce a trovare, no? Quando, per esempio, 15 anni di guerra, poi ne riparleremo, devastano l'Italia, il nord e il sud, ma devastano anche Federico. Voi immaginatevi un uomo che ha abbondantemente passato 40, che deve passare mesi e mesi sul campo di battaglia, quindi sotto una tenda, coi piedi nel fango, ogni tanto appunto i milanesi li allagano via dell'accampamento, che non fa bene ai suoi reumatismi. E quindi in queste lettere ogni tanto ci sono queste notiziole, no? Rassicura che sta meglio, rassicura che in breve sarà in forma e tornerà sul campo di battaglia. E in queste fughe che lui fa proprio nel meridione, ogni tanto non ne può più, allora lascia tutto e se ne torna in realtà sì, proprio lì in capitanata, no? Travaglio fra Puglia e Basilicata, dove c'è Castel del Monte, dove ci sono le sue residenze di caccia preferite, si concede delle brevi vacanze per poi ritornare sul fronte. Quindi esce anche il Federico più umano, nei suoi aspetti più umani nel senso positivo e anche un po' più spiazzanti. A me per esempio ha colpito moltissimo un caso, 1249, suo figlio, collaboratore strettissimo Enzo, viene catturato dal bolognese alla battaglia di Fossalta. Federico manda una letteraccia ai bolognesi promettendogli devastazione, desolazione,
se non lo restituiranno, ma anche i comuni stanno imparando l'importanza della propaganda. Bologna all'università, quindi gli risponde con una lettera altrettanto bella in cui gli dicono sostanzialmente che venga a prenderselo perché loro non glielo ridaranno mai. E allora, visto che gli altri sono preoccupati, Federico gli scrive questa cosa un po' assurda, cioè dice: sì, vabbè, ma tanto di figli ne ho tanti altri, quindi posso anche perderne uno. Quindi il tentativo appunto è di restituire un Federico un po' più sfaccettato, ecco, rispetto a questa immagine oleografica che spesso gira, non nelle biografie scientifiche, le biografie scientifiche sono voci di questa cosa, però diciamo nella visione comune, spesso anche manualistica, Federico è molto, è una figurina, è un santino, ecco, più che una figura storica. Secondo elemento, la guerra. Ecco, sì, c'è tanta guerra in questo libro, non solo guerra, ma questi 15 anni Federico fisicamente li trascorre in gran parte sul campo di battaglia e quindi ho dovuto fare i conti con la guerra. Fra l'altro ho dovuto fare i conti con la guerra in un periodo in cui la guerra c'è e quindi, insomma, la guerra in Ucraina è quasi scoppiata poche settimane dopo che mi ero finalmente messo proprio alla redazione finale del libro, e credo che nel libro questa cosa si senta, nel senso che ho cercato di non restituire una guerra da film, no? Di corazze luccicanti, di gloriosi cavalieri. È una guerra in cui c'è tanto fango, tanto sudore, tanto sangue, e una guerra in cui ho cercato anche di entrare un po' appunto nella vita di chi questa guerra la combatte, di chi si trova appunto in accampamenti freddi e fangosi magari per un intero inverno perché queste città rifiutano di arrendersi agli assedi, di chi doveva marciare la battaglia di Corte Nuova, per esempio. Sono contento che Giulia abbia notato l'attenzione all'ambiente, no? La battaglia di Corte Nuova che si combatte a novembre con questi eserciti che si muovono in due palmi di fango, spingendo i carri, e Federico vince perché l'esercito lombardo è impantanato in questa enorme palude che è la bassa pianura bergamasca, mentre sta ritirandosi da Brescia e non riesce a manovrare mentre viene aggredito dagli imperiali. Insomma, una guerra in cui, per esempio, le donne hanno il loro ruolo, alle volte di vittime, alle volte invece si vede nell'assedio di Viterbo attivo di combattenti, nell'assedio di Parma le donne seguono gli uomini che fanno questa sortita decisiva, partecipano anche loro all'assalto di Vittoria. Insomma, ho cercato anche qui di sfaccettare un pochettino l'immagine della guerra, renderla un pochino più articolata, più complessa rispetto a un'immagine molto tradizionale, anche perché, come giustamente ha sottolineato Giulia, la guerra è ancora, come dire, ancora un peccato originale studiarla nella medievistica italiana. E l'ambiente, ecco, io devo dire che questa linea delle acque non ce l'ho messa apposta, però ecco, questo è sempre bello delle letture del libro, che ogni tanto uno scopre delle cose che consciamente non ha fatto, ma che forse inconsciamente ci sono, no? Effettivamente l'acqua marca tanto questo libro, perché si combatte sull'acqua, perché si combatte per l'acqua, perché si combatte con l'acqua, e poi le montagne, i fiumi. Ogni tanto proprio mi sono reso conto che tante volte la mancanza di una cartina geografica davanti a chi scrive storie è un peccato mortale, no? Per cui alle volte delle cose ovvie che saltano all'occhio portando su una cartina le cose sfuggono, perché appunto si pensa che soltanto lo scritto conti, invece conta anche il territorio, conta anche proprio la fisicità. Ecco, spero che sia un libro abbastanza fisico questo, cioè il corpo dell'imperatore, ma il corpo fisico, non il corpo metafisico, che è di solito quello che si studia. Ci sono appunto i corpi dei combattenti, delle vittime, delle persone, e c'è la terra, i boschi, i fiumi, le mura, insomma, spero che restituisca anche un po' la concretezza della storia. Poi vado a chiudere
C'è un'altra cosa che secondo me, su cui volevo attirare l'attenzione con questo libro, cioè quei 15 anni di guerra non solo sono decisivi per capire meglio Federico II, ma sono decisivi per capire meglio quello che succede in Italia nel 200. Ossia, io sono dell'idea che quei 15 anni di guerra abbiano distrutto la grande stagione italiana iniziata nel XII secolo. Poi ovviamente ci sono dei grandi splendori, la fine del 200 è una grande fioritura culturale, pensiamo alla poesia, a Dante, eccetera, eccetera, ma un periodo di dinamicità economica, di apertura sociale, di ricchezza diffusa, e diffusa non soltanto presso le elite, ma di appunto capacità di ascesa economica, che aveva caratterizzato sì l'Italia comunale, ma anche il Mezzogiorno normanno. Il Mezzogiorno normanno era una potenza imperiale di dimensioni mediterranee, la cui influenza andava da Costantinopoli all'Algeria. Ecco, tutto questo viene sacrificato sull'altare di questa guerra ossessiva, quasi, per cui il nord da un lato subisce perdite gravissime, è un campo di battaglia per 15 anni, ma soprattutto conosce un'involuzione politica devastante. Perché? Perché le fratture fra seguaci dell'impero e seguaci della Chiesa non si ricomporranno più. Mi spiego. I comuni, le città, sono luoghi per definizione di dialetto della politica, no? Sono organismi parademocratici, diciamo, noi siamo democratici in un'altra maniera, ma insomma in cui si discute, si partecipa, si vota, a un certo punto magari ci si picchia, anche ci sono delle modi di competere che noi non riterremo pienamente democratici, i francesi sì, per esempio. Però c'è uno che alla fine impone la sua linea politica e uno che non perde, va bene, la prossima decisione politica si riaprirà la discussione, no? Diciamo che in termini moderni maggioranza e opposizione si legittimano a vicenda. Con lo scoppio di questa guerra invece si crea una frattura fra posizioni politiche diverse che non si riconoscono più legittimità. Perché? Perché chi sta con l'impero, e Federico II spinge su questa cosa, considera gli avversari traditori dell'impero, re di lesa maestà, e la pena è la decapitazione. Chi sta col Papa ritiene i suoi avversari politici, i Papi spingono su questa cosa, ritiene i suoi avversari politici eretici, perché sono contro il Papa, e la pena, lo sappiamo tutti, sarebbe il rogo. Ora, non si decapitavano tutti gli avversari politici, né li si bruciava, però, però per esempio li si mandava in esilio, perché diventava impossibile la convivenza tra chi aveva due idee così radicalmente diverse. Quindi nasce quella contrapposizione fra Guelfi e Ghibellini, che fra elasticità, contraddizioni interne, rimodulazioni, perché poi non dobbiamo pensare che fossero categorie scolpite nel marmo, però condizionerà la vita politica nel secolo e mezzo successivo in Italia. Nel sud, invece, il sud non è toccato direttamente da queste guerre, ma il sud viene estremamente impoverito dal fatto che Federico II paga le guerre nel nord con le risorse del sud, e quindi la costruzione di monopoli statali, tasse, esportazioni forzate di materie prime per ricavare denaro finiscono con lo strangolare la grande ricchezza che era stata quella del mezzogiorno normanno, del primo mezzogiorno svevo. Pensate soltanto che alla fine della guerra la moneta, il denaro d'argento in corso nel meridione, vale un dodicesimo, quindi si è svalutato del 92% rispetto a quello di prima della guerra. Pensate per pochi risparmi dei contadini o dei cittadini meridionali che cosa dovesse essere pagare una tassa del genere. Quindi una guerra che non solo nel destino individuale di Federico II, ma nei destini di tutta la penisola nord e sud,
ha avuto delle conseguenze pesantissime.